Allora, siamo qui al nostro appuntamento consueto al Teatro Sociale di Como, dove si è appena consumato un crimine, giusto? Un delitto che si ripeterà, ahimè, perché a volte i morti muoiono due volte. Almeno qui al Teatro Sociale succede così, ma è pura finzione. Perché cosa succederà, Barbara? Raccontiamo, abbiamo anche dei ragazzi meravigliosi. Li presentiamo tutti. Cosa si è appena concluso? Opera Crime con diverse scuole di Como e della provincia. Intanto salutiamo e ringraziamo Enrico Melozzi, che è l'ideatore del progetto, del format, e ha scritto la musica, è un grandissimo Enrico Melozzi, e Andrea Tocchio, che ha seguito la regia. Invece oggi abbiamo il cast, il musicista e anche l'ideatore dell'app, che è fondamentale perché la particolarità di questo progetto, come hanno appena vissuto i ragazzi, e debuttiamo poi, ci ripetiamo domani sera alle 8:30 e alle 20, è che in realtà si partecipa e si interagisce attraverso questi QR code che tu vedi, quindi in realtà è il pubblico che determina chi ha ucciso Gilda. Allora, ma adesso lascerei parlare loro. Chiunque abbia giocato almeno una volta nella sua vita a Cluedo amerà. Più o meno sì, bisogna scaricare l'app, esatto, e poi iniziare a giocare. Dai, presentiamoli. Allora lascio la parola a Gilda e poi così almeno sentiamo tutti. Ciao, allora io sono Federica Livi, sono Gilda, la povera malcapitata che ogni volta viene uccisa. Ecco, vi presentiamo la vittima designata. E ogni volta risuscita, ovviamente. Certo. E lei peraltro canta alcune arie, ovviamente, di Rigoletto e di Verdi, perché questo è l'intento, no? Di far conoscere Verdi ai ragazzi e al pubblico, ma poi ci sono appunto delle arie, peraltro bellissime, la tua è meravigliosa, di Enrico Melozzi. Sì. Che cosa posso dire? È stata una bella esperienza per te. Sicuramente è stata una bella esperienza che è già dal 2020 che va avanti, poi si è purtroppo interrotta malamente, però... Abbiamo debuttato il giorno prima della famosa chiusura del Covid, purtroppo, ma l'abbiamo ripreso. Ma l'abbiamo ripreso e siamo contentissimi. Io in primis, anche se è sicuramente un tour de force, devo dire, perché... Per me è abbastanza una cosa anche fisica, devo dire, però è... morire è difficile in questi tempi, in effetti. Morire realisticamente, diciamo così, non è così semplice come potrebbe sembrare, però è stato molto coinvolgente e insomma, il divertimento non è solo nostro, ma vedo e sento che è sempre molto apprezzata da chi ci viene ad ascoltare. Volete aggiungere qualcosa? Dite chi siete. Io sono Vincenzo Spinelli e interpreto il Duca di Mantova. E io non voglio spoilerare niente, venite e scoprirete, avrete una bellissima sorpresa. Veramente. Bravo, un bel invito al pubblico di domani sera. Io sono Francesco Auriemma e sono in Rigoletto in questa versione Crime dell'opera di Giuseppe Verdi. Non hai tanta gobba, però posso dire? No, mostra la gobba, fai vedere la gobba. No, è che questa versione non ha la gobba. Questa versione di Rigoletto non ha la gobba, meno male. Eh sì, tanto. Meno male. Ci occupiamo di altre disgrazie. Certo, è evidente. Altre disgrazie, abbiamo altri problemi. Cosa aggiungere a cosa è stato detto? Beh, oltre a rinnovare l'invito a chi ci verrà a vedere domani, questa è un'occasione per conoscere l'opera con una nuova chiave di lettura, una chiave di lettura diversa, più moderna, accattivante. Infatti abbiamo visto adesso con i ragazzi come erano attenti a quello che succedeva, non distratti dalla musica, li ho visti completamente immersi, infatti cercavamo di passare, loro ci guardavano stupiti. Può essere una buona opportunità per portare l'opera al di fuori del teatro. Al classico teatro proprio. Passo la parola all'ideatore dell'app, perché è l'unica volta in cui è concesso guardare il telefonino. No? Esatto. Questa è un'opera interattiva, la prima realizzata al mondo di questo calibro, insomma, questa complessità, perché poi alla fine è stata una bella sfida. Alla fine stiamo parlando di un'opera che permette a 100 giocatori, ma anche di più, perché poi quando abbiamo fatto altri spettacoli siamo arrivati anche sopra, di giocare in contemporanea, quindi è come se fosse un escape the room ma con più di 100 giocatori. È una bella sfida, per me è stata veramente una delle cose più complesse che abbia mai sviluppato, e
Io vi invito veramente a venire a provarla, perché è qualcosa che probabilmente non si può descrivere a parole. È stata veramente una bella sfida. Senti, io da non nativa tecnologica ho bisogno di avere delle delucidazioni. Quindi come funziona? Prima di arrivare qui o quando si è qui bisogna scaricare un'app, giusto? Esatto. Raccontaci un po'. Allora, bisogna scaricare questa applicazione e poi durante lo spettacolo si potrà vedere il copione. E in certi momenti dello spettacolo ci sono delle fasi di investigazione in cui i cantanti si mettono al centro e le persone dovranno esplorare il palco. Come vedete ci sono QR code sparsi ovunque. Cioè voi non li vedete, ma noi li vediamo e li vedrete se venite, ma dovete venire. Esatto, e quindi le persone devono mettersi lì a controllare gli oggetti. Come se fosse un escape the room, come se fosse un grosso puzzle, e tramite gli indizi si dovrà cercare di capire chi è il colpevole, e poi questa è la cosa interessante. E in certi momenti dello spettacolo verrà chiesto alle persone di poter votare. Questa è una cosa, e vedono l'esito del voto in tempo reale, quindi può succedere che come in questo caso c'è stata una grande rimonta a metà dello spettacolo, in cui per tre voti, 45 a 48, hanno deciso di far parlare Rigoletto, che poi ha cambiato le sorti dello spettacolo. È bellissimo perché ogni spettacolo è completamente diverso, cioè è una configurazione unica ogni spettacolo, e questa è una cosa che certo, veramente gli dà un grosso spessore. Che bello, fantastico. Io farei anche un punto sulla musica, adesso, ma perché diciamo che siamo qui per questo. Sì. Ecco. Salve, io sono Stefano De Angelis. Allora, per me è stato veramente un onore essere coinvolto dal maestro Melozzi. Io ero in tournée in Sud America. A quel punto lui mi ha detto: dobbiamo fare Rigoletto insieme. E io ero un po' perplesso oggettivamente, perché sono un artista di musica elettronica abbastanza sperimentale, quindi... Però lui mi ha detto: no, ma mi devi aiutare a fare il format. Siccome io scrivo anche testi teatrali, abbiamo coinvolto Adriano Giannini, che si è prestato per fare il detective e ha fatto un lavoro meraviglioso. Voce meravigliosa. Voce meravigliosa. E tra l'altro a me affascina tantissimo il fatto di poter suonare dal vivo con dei testi che ho scritto, che posso recitare a memoria. E quindi io lo seguo molto molto bene, e per me scorre tantissimo, ed è la prima volta che riesco a scrivere tutto e a suonare tutto impacchettato in una scatola. Sono veramente felice di questa cosa, e penso che dal punto di vista musicale siano delle contaminazioni molto interessanti, perché noi portiamo l'opera, che già è la forma di arte più complessa, uno scalino più avanti, con delle sonorità contemporanee, utilizzando le macchine contemporanee e anche soprattutto utilizzando una console che è tipica delle serate, diciamo, di musica elettronica. Quindi oggettivamente aiuta i giovani a trasportarli in un linguaggio che a loro è familiare, e oltretutto poi ci sono dei pezzi originali invece del Rigoletto, e quindi in realtà è molto, diciamo, può essere di ispirazione per loro il fatto che magari non si sarebbero avvicinati a questo genere così com'era, ma impacchettato con un linguaggio che a loro è più familiare, oggettivamente li accompagna dentro. Quindi per me questo è uno spettacolo parecchio innovativo e anche importante, nel senso che non ci sono altri trigger di questo tipo, altre cose che spingono diciamo avanti il settore. E questa non è la prima volta, insomma, che il teatro sociale sperimenta altri linguaggi attraverso cui far passare l'opera, perché noi sappiamo che con tutto il progetto di Opera Education comunque l'opera viene poi adattata a seconda dell'età. In questo caso abbiamo una fascia d'età di famosi nativi tecnologici, così io non sono, ahimè, che però insomma possono avvicinarsi a una roba considerata veramente neanche dei genitori ormai, dei nonni, e però diventa attualissima e interattiva, e magari chi lo sa, qualcuno poi potrebbe anche appassionarsi, diventare, e tornare a vedere Rigoletto di Verdi, nella sua, certo, esatto, questa è l'idea, questa classica, ovviamente è l'idea, esatto. Rientrando appunto nel progetto di Opera Education, che vuole creare dei format ad hoc per la fascia d'età, e questo, esatto, è per i ragazzi, ma non solo. No, in realtà no, ci si diverte tutti. Assolutamente. Grazie. Congediamo che hanno appena finito le prove, grazie, in bocca al lupo per domani, e che dire, venite a vederli, questi ragazzi che sono bravissimi.
Grazie, grazie. Allora Barbara, noi andiamo avanti, ricapitoliamo velocemente i prossimi appuntamenti, insomma, e quindi cosa ci aspetta ancora oltre al delitto? All'opera? Oltre al delitto abbiamo domenica mattina Camera con Musica in Sala Bianca. Anche qui una giovanissima abbiamo. Super giovane che ci ha portato Carlo Goldstein, che è un nostro consulente musicale, consigliere, e è una giovane in realtà turca che vive in Germania. Ed è davvero un fenomeno, una violinista, quindi un'occasione per ascoltare davvero quella che probabilmente diventerà una star del violino. Assolutamente. Poi proseguiamo domenica sera con Sister Act, sì, un musical che non ha bisogno di grandi presentazioni, è la prima volta forse che viene a Como, quindi siamo contenti. Con la regia di Chiara Moschese, che è una che dei musical ne ha fatto una pelle, insomma, bravissima. Esatto, sono produzioni importanti, esatto, e molto seguite. Poi parte una settimana dedicata al conservatorio, nel senso che inizieranno le prove qua in teatro e il 27 sera il conservatorio assieme al teatro, cioè ormai il conservatorio conferirà la laurea d'onoris a Baricco, insieme al teatro ci sarà un Alexio di un scrittore intellettuale davvero molto vicino al mondo dell'arte e soprattutto al mondo della musica, quindi è un piacere per noi ospitarlo ed è un'occasione unica per ascoltarlo. C'è la possibilità di riservare i posti. E dopodiché, appunto, il conservatorio fa il suo spettacolo, la sua produzione d'opera, che è inserita anche nella nostra stagione. È un titolo poco usuale, è Caduta e ascesa della città di Magone, un titolo però molto accattivante, molto attuale. Il tema è particolare, la musica è di Weil, il testo di Bertolt Brecht. Sono io due artisti che amo tantissimo, anche perché in Germania, insomma, a Berlino sono stati davvero così, degli attori di una anche ribellione, tra virgolette, artistica culturale. Quindi un'occasione importante perché è appunto un titolo che si fa poco. E poi che arriva alla fine, perdonami Barbara, arriva alla fine di un percorso di molte settimane in cui appunto è stata la possibilità di avvicinarsi a quest'opera che non essendo così conosciuta però aveva bisogno di essere un po' raccontata, soprattutto per la sua attualità, insomma, perché è stata scritta in anni non recenti, ma caspita, sembra scritta oggi. Molto attuale, molto attuale, peraltro è stato un percorso molto bello fatto da Bruno Dalbonest, che è il direttore d'orchestra, anche docente al conservatorio, Stefania Panighini, che è la regista e anche lei docente al conservatorio. Esatto. Quindi è fatto bene a ricordarlo, è stato un percorso lungo, molto intenso e credo di alto profilo. Assolutamente. Artistico. E poi chiudiamo invece di nuovo per i bambini, perché noi sai che ci teniamo molto, per le famiglie, un grande ritorno di Claudio Milani, che è un artista amatissimo, con lo spettacolo Cuore, domenica il 7 aprile. Quindi insomma, settimane come sempre impegnate tra musical, musica classica e opera, e i bambini che sono sempre nel nostro cuore. Quindi per tutte le età, non avete scuse. E quindi noi insomma invitiamo di nuovo ad andare sul sito del teatro, che teatrosocialecomo.it, per tutte le informazioni, l'acquisto dei biglietti e tutto quello che non vi abbiamo raccontato, ma c'è tanto tanto altro. Io Barbara ti auguro buona Pasqua, perché in mezzo ci sarà la Pasqua, quindi noi ci vediamo dopo Pasqua con... Iniziamo ad avvicinarci alla chiusura di questa stagione, manca ancora tanto, però insomma la primavera è arrivata e quindi insomma ci sarà insomma, ancora tanto tanto da vedere, certo, dentro al Teatro Sociale. E poi presenteremo il festival. Assolutamente, che non quindi vediamo prepariamoci l'ora. All'estate. Caspita, non vediamo l'ora. Grazie Barbara, grazie alla prossima. Grazie a voi, come sempre, grazie a Grazie a chi è stato con noi.